Bene, siamo questa mattina qui allo studio Juno. Abbiamo l'artista, questa volta la signora Maria Emma Gobbi. E, beh, ormai sembrerà quasi piaggeria, ma veramente complimenti perché anche questi quadri ovviamente sono bellissimi. Tra l'altro, anche questi molto, molto particolari. Vediamo anche un tocco di erotismo, ci sembra, non so se sbagliamo. E niente, ci racconti un po' la sua attività, quando ha iniziato, qualcosa, insomma, così da informare i nostri follower. Allora, io praticamente sono sempre stata appassionata di pittura e ultimamente, prima del Covid, sono stata disoccupata. Allora ho pensato di provare a vedere se questo piacere poteva anche diventare, praticamente, un lavoro. E così ho provato a realizzare alcune opere. Questa, ad esempio, è un bassorilievo in bronzo che ho preparato e ho realizzato con il maestro Giuliano Taviani, che anche lui partecipa a questo evento con delle sculture. Questo evento si chiama Azioni in Arte e praticamente parla oltre alle sculture che praticamente, anche se sono ferme, parlano, lo stesso vale per le opere. Ma prima di queste opere lei disegnava già, faceva già, immagino. Sì, Ah, ho avuto sempre questa passione, quindi. ho fatto anche delle mostre personali in vari Quindi i posti. quadri sono suoi e le opere in bronzo invece sono di questo Sì, maestro. ma il maestro fa anche Anche quadri. quadri, anche quadri e sculture, Ma anche questi in quadri sono i marmo. suoi? Sono i suoi questi quadri? Questi quadri sono i miei. Ci vuole parlare un attimo di uno di questi quadri? Vuole darci una. Va bene, Carezze praticamente è la realizzazione di un trittico ad olio su tela e questi movimenti delineano un po' quello che può essere una carezza e vediamo che naturalmente la maternità e quindi i figli hanno bisogno e sono realizzati con tante manifestazioni d'affetto, come appunto la carezza. E poi abbiamo ad esempio questo che è un hip hop, e praticamente vedete il simbolo che è il mio logo, perché il mio diminutivo nome d'arte sarebbe Meg. Questo è Siccome sono anche iscritta al CONI, ho voluto fare anche un po' di sport Bello. e quindi ho messo anche la ginnastica artistica, il tuffo e salto in alto. Questi sono da preparare, che adesso li preparerò in diretta, diciamo, in estempore, qui in galleria. Vedo anche che Questo si è cimenta un. su quadri un po' così, un po' così. Sì, diciamo che è 2 anni fa ho avuto l'opportunità di essere inserita in un catalogo a tiratura limitata di un poeta famoso di Venezia e quindi ho realizzato delle opere erotiche, insomma, perché lui amava. Belle, belle, complimenti. Simpatica, veramente anche. Vedo la foto, ma insomma, è anche. Sì, bello, voglio dire, adesso lo Sì, sguardo della modella, insomma, vi quindi. regalerò questa queste che sono delle. Questa è Ah, che quella bella! definitiva. Ah, che bella, bellissima, complimenti. Mentre questa è Ma queste sono un'interpretazione. modelle o fantasia? Sì, un po' modella, un po' fantasia. E questa è tutta una poesia scritta di una mia carissima amica poetessa Luisa Bosello. Poi qui ho anche delle incisioni acqueforti, diciamo, ad esempio questa è un'acqueforte, vediamo se la trovo, vabbè, non perdiamoci. Eccola qui, questa è un'acqueforte di questo
di un poeta famoso, Gianfranco Trabuio, che l'ha messa in copertina. Ah, che bello, quindi è un'opera sua questa qua. Questo poi ho delle... sono inserita. Va bene, va bene. Ok, perfetto. Allora, la mostra qui dura fino al... La mostra dura... è dal 1 marzo sì. al 15 marzo sì. dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17. Grazie. Perfetto. Grazie signora Emma. A presto.